Una guida bruna conduce tre coppie di turisti, una bianca, una nera e una gialla. Appena il loro veicolo ha percorso tre quarti di una galleria, si guasta. Dopo aver provato invano a rimetterlo in grado di circolare nuovamente, l'abbandonano e continuano a piedi. Attraversata la galleria, si ritrovano in un deserto, cinto da un mucchio di dune di sabbia, senza strada. All'improvviso si alza una tempesta di sabbia. Si mettono gli occhiali di protezione e fanno alcuni passi, cercando invano una strada o un segno di civiltà. Poi si fermano e si girano per ritornare da dove sono venuti. Ma la galleria non c'è più. La tempesta è cessata e il tempo è ridivenuto calmo. Sorteggiata la direzione da prendere, si avviano verso est, orientati dalla bussola della guida. Dopo un po' di tempo, intravedono un'oasi. Corrono lì. Arrivati, incontrano delle persone di un altro tempo. Sono arabi, dell'epoca dell'invenzione dello zero. Il dialogo tra i turisti e gli arabi si stabilisce subito. I visitatori sono incuriositi dalla sapienza di cui si vanta chiaramente questa gente. Fra tutta la conoscenza che esibiscono, gli arabi si soffermano sul concetto dello zero e dimostrano, con la massima precisione, che il niente, di cui non ci si accorge, è proprio lo zero. Come esigono i costumi, i turisti beneficiano del diritto dell'ospitalità. Il capo della tribù araba ha dato le sue istruzioni affinché gli stranieri non manchino di niente per tre giorni. Tutto è andato liscio fino al mattino del terzo giorno, quando il capo della tribù ha previsto una partita di caccia alla quale parteciperanno i turisti, la loro guida e i giovani della tribù. Durante questo svago, il turno delle domande curiose da parte del capo della tribù e di alcuni giovani è arrivato. Hanno accettato con immensa difficoltà che questi visitatori abbiano viaggiato attraverso il tempo, ma non hanno del tutto digerito che gli arabi di questo tempo futuro, di cui parlano i loro ospiti, valgano meno di questo niente da cui hanno appena estratto lo zero e che siano dei popoli che non hanno in comune che l'ignoranza, la carestia, il sottosviluppo, il ritardo e la disuguaglianza esagerata nei beni e nei diritti. La tribù, furiosa, vuole uccidere questi uccelli di cattivo augurio. Una lotta tra gli uni e gli altri comincia, quando si alza un'altra tempesta di sabbia.
I turisti e la loro guida mettono i loro occhiali speciali, approfittano della situazione e fuggono da questi ostinati individui, rimasti accartocciati nei loro posti, le palpebre chiuse, in attesa del passare della tempesta di sabbia. Dopo qualche passo, i turisti si sono ritrovati davanti alla galleria. Si girano. Tutto è svanito nel nulla. La tempesta di sabbia, le dune, l'oasi e soprattutto gli arabi del tempo dell'invenzione dello zero. Si tolgono gli occhiali e ripercorrono la strada che li riporta fino al loro vecchio veicolo, ai tre quarti della galleria.